Sei una provocatrice, un esibizionista e poi ho diritto di mangiare senza vedere un neonato che mangia. Questi sono solamente alcuni degli attacchi via social a Valentina Piccini, 34enne, mamma e blogger di Sansepolcro, rea di aver postato una foto mentre allattava suo figlio, Ruggero Gregorio, di soli 13 giorni, all'interno di un ristorante. Mio marito ci ha scattato questa foto abbastanza tenera. Ho trovato naturale condividerlo sul mio profilo Instagram, visto che io comunque faccio la mamma blogger di lavoro e spesso condivido scatti dei miei figli, e da qui è partita la polemica. Una tenera foto che ha diviso gli internauti, c'è chi ha difeso la mamma spadatrata e chi invece l'ha attaccata ferocemente. Il post ha fatto il giro del web ed è approdato anche sui media nazionali. Intorno allo scatto si è scatenata una vera e propria polemica. Molti utenti all'inizio hanno semplicemente detto che vedere una mamma che allatta non perfettamente coperta gli genera del fastidio. Da qui siamo poi arrivati a delle cose veramente fuori dal mondo, tipo che vedere un neonato che mangia dal seno della madre fa schifo. Un bambino allattato urta la sensibilità di tutte quelle donne che non possono essere mamme. E tipo che una mamma che come me ha fatto 4 figli deve smettere di lavorare e stare a casa se vuole allattare il proprio figlio al seno. A criticare maggiormente e più duramente Valentina e il suo scatto sono state le donne. Hanno detto non solo in molte, poi molte mi hanno anche difeso, che appunto loro al posto mio si sarebbero coperte, e ripeto, la mia foto è molto coperta, ma anche e soprattutto vedere un neonato allattato al seno gli genera fastidio se questo è fatto in pubblico, che è una cosa che deve rimanere tra le mura di casa perché è una cosa intima. Io ho sempre detto alle mamme, essendo una plurimamma, che loro devono continuare a fare la loro vita e che anzi un neonato può portare solo ad un arricchimento della felicità e della famiglia. Questo io volevo dire con la mia foto e questo ho ribadito con forza. Cioè, chi vede un qualcosa di sbagliato o un qualche richiamo sessuale nella figura di una mamma che allatta, secondo me ha una mente un po' perversa. Se poi a vedere questo è una donna, secondo me ha dei conflitti veramente irrisolti con se stessa.